Thank you.
Sono andato a cercare che cosa pensa di Max Reger Massimo Mila, l'autore di questa breve storia della musica, piccola biblioteca in Audi, che quando ero studente era il testo di riferimento per tutti gli esami di storia della musica, ma anche in generale per chiunque volesse apparire come una persona colta e preparata, doveva assolutamente avere letto questo libro, citare questo libro e possibilmente fare proprie le idee espresse in questo libro. Era veramente come un libretto rosso di Mao. E sono andato a leggere la parte su Reger, che è un poco meno di una pagina. D'altra parte è una breve storia della musica. E sono rimasto colpito innanzitutto da quello che ho trovato prima e dopo. Esempio, dopo la parte su Reger si parla di Max Bruch, che per noi violinisti è, insomma, un autore importantissimo. Il primo concerto in sol minore è meraviglioso, però si dice che i suoi concerti per violino vengono ancora eseguiti grazie al loro interesse tecnico e al fervore di un'esteriore eloquenza melodica, quindi ci concede di poter suonare questi pezzi, anche la bella fantasia scozzese di Bruch. E subito prima, no, si parla invece di giganti della musica, però innanzitutto apprendiamo che Wolf, Mahler e Bruckner sono frettolosamente raccolti sotto, insieme a Humperdinck, sotto l'etichetta dei post-wagneriani. Quindi questo è. E comunque su Bruckner e Mahler si parla di elefantiasi formale, Bruckner modesto organista, non so perché modesto. Tra l'altro modesto e anche ingenuo, ma non ingenuo come effettivamente a volte si deve intendere Bruckner, ma proprio ingenuo perché non capiva cosa scriveva, perché non si accorse nella sua ingenuità della conturbante sensualità insita in quel linguaggio. Cioè lui scriveva questi meravigliosi adagi, interminabili, stupendi, delle sinfonie, ma non si accorgeva che fosse un linguaggio sensuale. E quindi per fortuna che aveva la fede, perché allora il candore immacolato dell'anima credente qualche volta, per esempio nell'adagio della nona sinfonia, meno male, gli consentì di dischiudere estatici presagi di trascendenza, però invece in quello della settima, no, in quello dell'ottava, ma per carità. Anche Mahler è un elaboratore di gigantesche architetture, perché per cui sentite che il fatto che queste architetture siano gigantesche non piace a Massimo Mila, non va bene. Che non piaccia lo posso capire, però non va bene, cioè, non, insomma, si perdona, ma insomma non si dovrebbe fare. Però era scaltro conoscitore dell'orchestra, Mahler, quindi insomma, non era male, dai, dai. Non insensibile alle vicende della musica moderna. Quindi evidentemente Bruckner era insensibile, lui viaggiava col paraocchi. E in particolare alla schiettezza, eccetera. Oh, e qui è interessante perché l'arte di Bruckner e Mahler ha conosciuto una poderosa rinascita di interesse e vi contribuiscono in parte l'aumentato consumo di musica sinfonica. Notate la terminologia economicistica in un autore come Mila, che non è marxista. Era un onesto seguace del Partito d'Azione, del nobile Partito d'Azione, però c'è questa voglia di emulare il marxismo e quindi era molto figo dire il consumo di musica sinfonica. Ci immaginiamo il consumatore di musica sinfonica in coda, no, non c'erano i supermercati all'epoca, e il bisogno di allargarne il repertorio al di là dei soliti classici. E non so perché questo sia strano, perché c'è sempre stato il bisogno di allargare il repertorio al di là dei classici. Il virtuosismo dei direttori d'orchestra trova alimento nelle loro enormi partiture, quindi immaginiamo questi, ma anche i direttori d'orchestra sono questi elefanti, questi giganti onnivori e desiderosi di sbranare queste partiture. E ci concede però che
si viene riconoscendo il merito un tempo negato dell'originalità, specialmente in Mahler, però per Bruckner non c'è grande salvezza, ve lo dico. Mahler invece sì, perché? Perché è tenuto in grandissimo conto da Schoenberg e dalla sua cerchia. E quindi ci si accorda ormai a vedere un precursore diretto della musica moderna. Quindi ci si è messi a un tavolo e si è detto: ci accordiamo, Mahler è un precursore della musica moderna. Oh, da questo momento è buono, prima era non buono. Che indicò tra l'altro un nuovo ideale dell'orchestrazione per timbri netti e distinti in attesa all'agglomerazione romantica, che quindi è qualcosa di negativo, di evidentemente di nefasto. Certo, aspetta, perché adesso andiamo piano, Dal punto di vista armonico, Mahler non cercò di evadere dalla tonalità tradizionale. Avrebbe dovuto cercare di evadere. E pertanto potrebbe stupire il culto tributatogli da Schoenberg, ma nella fedeltà alla scala diatonica Mahler ne dimostrò l'estremo punto di usura, ma si è salvato in estremis, Mahler. Tra l'altro col frequente impiego di materiali vili, come segnali di caserma, marce funebri di estrazione bandistica, brandelli di canti e ballabili popolari, e ciò lo fa sentire come un fraterno compagno di strada. Un testimone dolente della crisi esistenziale in cui è avvolto l'uomo moderno, insomma, si è salvato. Perché per fortuna che ha messo le marcette e i materiali vili, perché abbiamo stabilito che così ci siamo accordati che è un precursore. Vedete questa tendenza a vedere nell'arte e nella storia dell'arte, che è il succedersi delle diverse personalità artistiche, dei diversi movimenti, una concatenazione necessaria, per cui chi è all'interno di questa concatenazione necessaria che deve portare a un risultato, che evidentemente il risultato deve inevitabilmente essere ciò che troverò all'ultima pagina. All'ultima pagina trovo, vado, guardo a caso, Bussotti, Berio, Amador, Maderna, Nono, Sciarrino. Ecco, evidentemente, ecco, questo è il fine al quale tutto questo era teso. Ma veniamo finalmente al nostro Max Reger. Invece, si parte con invece, è un invece. La formidabile dottrina musicale di Max Reger, quindi gli viene riconosciuta una formidabile dottrina musicale, sembra svilupparsi sopra l'indifferenza dell'anima. Povero Reger. Sopra un'assenza completa di partecipazione spirituale. Perché questo? Perché non mette, perché lì invece è nel fatto che quello metteva i segnali di caserma, i materiali vili, lui no, e quindi non è testimone diretto e dolente della crisi esistenziale in cui è avvolto l'uomo moderno. Questo l'ha stabilito Mila. Amò restaurare antiche forme contrapuntistiche, fughe, passacaglie, ciaccone, suite, questo l'ho detto anch'io nell'altro video, però qui è una specie di collezionista pazzo, però anche Bach era collezionista pazzo, perché queste cose, le fughe, le passacaglie, le ciaccone, le suite, erano forme antiche anche all'epoca di Bach. Tant'è vero che poi, dopo Bach, furono trascurate, sappiamo la vicenda anche della famiglia Bach. D'altra parte, no, scusate, il romanticismo sembra estinguersi nella sua musica assoluta. Quindi è un epigono del romanticismo, è il titolo generale del capitolo è Gli epigoni del romanticismo, però in lui il romanticismo sembra estinguersi. Sembra perché non si sa, c'è siamo talmente attoniti di fronte a questo strano personaggio che non sappiamo, sembra però estinguersi. D'altra parte è probabilmente errato vedere in lui un precursore delle moderne tendenze. Qui purtroppo c'è stata un'altra riunione in cui si è detto, dopo aver riconosciuto che Mahler era un precursore delle moderne tendenze, invece in una successiva riunione si è stabilito che purtroppo non è stato possibile vedere in Reger un precursore delle moderne tendenze della musica oggettiva pura, come si suol dire. Quindi probabilmente qui si riferisce a Hindemith o a Stravinsky, a certe forme di neoclassicismo, che quelle invece
evidentemente vanno bene. L'aridità, l'impoverimento morale addirittura, e contenutistico denunziati nella sua arte avvengono per carenza di personalità, non per partito preso. Quindi, se l'avesse fatto per partito preso di essere, di scrivere della musica di forma arcaica, oggettiva, pura, in stile appunto Indemit, poniamo, e se lo avesse fatto apposta, allora andrebbe bene, perché avremmo potuto ascriverlo alla corrente dei precursori della modernità. E invece in lui avviene perché carenza di personalità, cioè era scemo. Nulla in lui di una deliberata opposizione polemica al soggettivismo espressivo, che presta ai moderni il loro amaro sottinteso spirituale e li fa a loro dispetto romantici nella loro stessa ribellione al romanticismo. Qui c'è anche un po' di dialettica. Per cui comunque questi sono tutti ignari di quello che fanno, perché sono pedine evidentemente di questo disegno storico che Mila conosce, ma loro no. Loro no. E per cui ci sono quelli che, deliberando apposta di opporsi polemicamente al soggettivismo espressivo del romanticismo, sono romantici. Nel momento in cui si ribellano al romanticismo, quindi qui non si sa neppure se il romanticismo sia una cosa positiva o no, ma comunque il fatto che ci si opponga dialetticamente senza saperlo, ma per poi esserlo, li nobilita in qualche modo. Invece, in povero Reger di tutto questo non c'è niente, si limita a scrivere della musica. Oh, però dell'espressione, anzi, ci sarebbe la voglia in Reger, povero ragazzo. Come te dimostrano i quattro poemi da Böcklin, la suite romantica e altre composizioni sinfoniche, eccetera. Però, niente, non ce l'ha fatta. Del resto, non è da escludere. È un uomo anche vissuto, un uomo che conosce il mondo, Massimo Mila, e quindi non è da escludere che l'arte di Reger abbia presto o tardi a essere riconsiderata. E possa giovarsi del nuovo interesse che il gusto contemporaneo manifesta per i cosiddetti epigoni del romanticismo, quali Bruckner e Mahler, visti sotto la nuova luce di precursori dell'espressionismo, cioè c'è una nuova finestra, è come agli esami dell'università, no? C'è un nuovo appello. Allora, l'appello per sapere se poteva essere un romantico che si ribella al romanticismo e quindi è romantico, non ha potuto, no, non è stato ammesso, non è passato. All'appello per sapere se poteva essere il precursore delle tendenze della musica moderna sul tipo di Schoenberg e la dodecafonia, assolutamente Mahler è passato, ma Reger non c'è stato niente da fare. Si aspetta l'appello in cui si può vedere se può essere stato un precursore dell'espressionismo. Se poi non andrà bene neanche quello, sto ragazzo, insomma, bisognerà che prenda un'altra strada. Ecco, io ho ironizzato, però purtroppo quello che ho letto è né più né meno alla lettera quello che scrive Massimo Mila in questo testo sul quale si sono formate generazioni e generazioni di studenti italiani. Bene, ma ora direte voi, dopo tutto questo discorso, allora dacci un modo più giusto, non so, più sensato di considerare questo compositore o anche di considerare in genere i compositori, gli artisti, no? Come essere bravi musicografi. Ma io qui ho un altro libro di Thomas Mann. Considerazione di un impolitico, un libro controverso anche per l'autore stesso, eccetera, ma in cui troviamo un esempio forse di chiarezza di idee. E qui si dice, si fa una storia della, brevissima storia della musica tedesca e la si fa risalire a Lutero, quindi all'abitudine di cantare i canti religiosi in forma polifonica, di educare i bambini già da piccoli a cantare in comunità in questa maniera. Ora non ve lo leggo tutto, però per far capire che cosa vuol dire avere le idee chiare, e questo è un documento meraviglioso perché è esattamente contemporaneo, proprio minuto per minuto, agli anni in cui, come vi dicevo, Reger era un compositore assolutamente di successo, secondo soltanto a Richard Strauss.
E dice Mann, da Lutero trasse origine anche il canto della comunità, il canto sacro, che tolse il posto alla cantilena gregoriana, che invece era per voce sola, non polifonica. In modo che per i cattolici era motivo di scherno e di scandalo sentire con che sordo murmure l'anziché necco, con quali arie amorose brillar casalingo di conocchie i protestanti lodavano il Dio. Dopo la grande impronta religioso-musicale lasciata da Lutero, la musica però, la musica tedesca, da Bach a Reger, ascoltate bene, da Bach a Reger, il punctum contrapunctum, il contrappunto, la grande fuga, non sono stati soltanto l'espressione sonora dell'etica protestante, ma anche per il loro possente e polifono intrecarsi di ordine e di impulso caparbio, il ritratto e il riflesso artistico-spirituale della stessa vita tedesca. Ora, qui, in tre parole, a cui poi si aggiunge, e ve la dico tra poco, la nota. In tre parole si inquadra, bastavano queste quattro lettere, da Bach a Reger. Cioè esiste una cosa che si chiama musica tedesca e che va, per come la intendiamo, va da Bach a Reger, che si basa sulla polifonia, sul contrappunto, sulla fuga, eccetera. Altro che chiacchiere sui vecchi generi, i vecchi stili. Le fantasie sul nome Bach, quelle di cui vi ho parlato, per cui B è il Si, A è il nostro La, C è il Do e H è il Si bemolle. Le hanno scritte tutti, le hanno scritte anche i romantici, le ha scritte Schumann e hanno continuato a scriverle. E anche se non sul nome Bach, le hanno scritte su altri nomi, cioè chi le ha scritte sul nome proprio, anche Shostakovich in Russia le ha scritte sul suo nome, ovviamente non su quello di Bach. E la nota è allo stesso livello del grande germanista che ha curato questa edizione, Marianello Marianelli. Max Reger, compositore, diede al contrappunto di Bach sensibilità e cromatismo moderni. Bastava questo, Massimo Mila, bastava questo.